Operatori e amministrazione comunale si dicono delusi per la piega che ha preso l'intero progetto del ripascimento e della spiaggia di alimentazione. Eppure non è tempo di fare la caccia all'uomo e la caccia alle streghe, ma è tempo di risposte. Intanto, Sindaco, perché manifesta delusione? La delusione perché sia gli operatori sia l'amministrazione comunale contavano su quest'opera e contavano di vederne l'inizio nel mese di giugno, così come era stato prospettato. L'evoluzione poi dei procedimenti hanno dettato tempi e percorsi diversi e quindi siamo stati di necessità virtù, abbiamo preso atto di questo prolungarsi dei tempi e gli operatori hanno piazzato gli ombrelloni e già diciamo a fatica avevano garantito comunque la loro collaborazione rinunciando all'ombreggio per il mese di giugno. Ripascimenti nel 2020 non ci sono stati, quindi anche la stagione del 2020 è stata faticosa. L'unico ripascimento è quello diciamo effettuato dall'amministrazione nel 2019, i cui risultati erano stati comunque blandi perché poi erano 13.500 metri cubi di sabbia, ma durante l'estate ci sono state anche 3 mini mareggiate che hanno costretto gli operatori a rimuovere costantemente gli ombrelloni. Lei chiede sostegno per gli operatori e quindi da parte della Regione uno sforzo anche di tipo economico e l'amministrazione cercherà di fare la sua parte. Innanzitutto ci deve stare questo impegno e poi anche un ristoro economico per gli operatori. Noi come amministrazione comunale nel rispetto della normativa abbiamo dato degli ampliamenti delle spiagge là ove è possibile e adesso con l'assessore al bilancio stiamo valutando una misura compensativa, insomma di esonero dalla Tari, non so dire ancora al momento in quale misura perché stiamo verificando insomma la capienza anche del bilancio, però sicuramente staremo accanto a loro anche con questa misura di esenzione. Lei si è sentita di chiedere scusa anche se non ha responsabilità dirette, perché? Perché sono il sindaco della città, perché la città chiede l'intervento, chiedo scusa perché i cittadini comunque alla politica chiedono delle risposte. Rinnovo continuamente l'invito alla Regione di starci vicini e rinnovo la collaborazione come ho sempre fatto partecipando a tutti i percorsi, a tutte le riunioni, a tutte le conferenze dei servizi rappresentando le necessità della città.